Professore Sabrai Dotti, se un politico si sente perseguitato dalla magistratura, allora denuncia i magistrati. Ma lei che impressione ha? Insomma, è più una vicenda politica, una vicenda giudiziaria? Guardi, sicuramente più politica, però mi sento molto spaesata e non solo perché vivo e lavoro all'estero. Veramente ho grande difficoltà a capire le parole e le azioni del senatore Renzi, perché o ha una personalità scissa che dice una cosa e poi fa immediatamente il contrario, cioè si dichiara contento di farsi processare così potrà dimostrare la sua innocenza, poi si gira e contrattacca quelli che l'hanno denunciato, oppure è una persona che ha scarso rispetto per la legalità, e che sarebbe già grave per un normale cittadino, diventa francamente incomprensibile per un senatore della Repubblica. E poi io, da povera illusa, dopo quel tormentone della settimana che voi chiamate Quirinalizia, mi ero fatta questa illusione che dopo quel bellissimo discorso di insediamento del Presidente, che è un programma di lavoro, e gli applausi, e le standing ovation, e tutti contenti, mi ero detta, ma adesso finalmente si comincerà a lavorare. E invece rieccoci, ogni giorno c'è un colpo di scena. Quello, lo dica la Procura di Firenze, però. La politica continua a riavvolgersi su se stessa. Si è persa gli applausi e la standing ovation del 2013. Sì, però quella volta gliel'aveva ben suonata Napolitano, aveva detto alla classe politica datevi da fare, questa volta Mattarella è gentile, gli aiuta, cosa è applaudono, lo adorano e non fanno niente. La sola cosa che è cambiata è che a Mattarella non l'ha suonata nessuno. Sì, però diciamo, come dice la professoressa Braidotti, professor Cacciari, sicuramente